è stata presentata a Monterrey per la quinta edizione del premio di poesia Mons Aureus, città di Monterrey. Numerosi poeti che negli anni hanno preso parte al prestigioso concorso. Vediamo la conferenza stampa. Il premio internazionale di poesia Mons Aureus, città di Montelepre e il comune hanno presentato questa mattina la quinta edizione del prestigioso concorso, un fortunato evento che negli anni ha visto la partecipazione in giuria di personalità di spicco del mondo della letteratura, della poesia e del giornalismo. Il concorso prevede quattro sezioni: Silloge poetica edita, poesia inedita, poesia per il sud, poesia inedita in lingua siciliana. Ed è proprio questa la novità della quinta edizione. Numerosi poeti che dal 2007, anno di istituzione del premio, hanno preso parte al concorso, molti dei quali provenienti da varie località italiane e persino dall'estero. Sicuramente il premio Mons Aureus rispecchia quello che è, diciamo, il volere della cittadina, dell'amministrazione comunale e un'attenzione soprattutto alla cultura oggi. Intanto due ringraziamenti, quello proprio all'amministrazione comunale, nella figura del Consiglio Comunale, della Giunta, del Sindaco e soprattutto del Vice Sindaco che ha preso a cuore questo premio. Diciamo è un'edizione che ogni anno presenta novità, presenta diverse sezioni, quest'anno novità assoluta del premio, una sezione in lingua siciliana, quindi il Mons Aureus si apre ai poeti che scrivono in vernacolo, così tutti potranno partecipare a questo premio. Una motivazione rispetto a questa sezione è esclusivamente quella che molti poeti nel corso delle edizioni hanno mostrato proprio il volere partecipare con una poesia in siciliano, quindi rendere onore alla nostra lingua siciliana. Poi sicuramente tantissimi ospiti, nuovi nomi in giuria, abbiamo di nuovo Dante Maffia, Giorgio Lingua Glossa, abbiamo Stefano Giovanardi che è un critico dell'Espresso della Repubblica che ci fa sicuramente onore, abbiamo anche Piero Boitani per la sezione in lingua siciliana una giuria ad hoc costituita una punta di diamante sicuramente della poesia siciliana che è italiana direi anche, che è la dottoressa Veronica Billone. Per quanto riguarda la sezione a tema, invece Francesca Gallello si occuperà di questo, che è una grandissima scrittrice a livello nazionale, Cavaliere Templare, che sicuramente darà il suo apporto a questo premio. Che dire, fino al 28 aprile c'è tempo per partecipare al premio Mons Aureus, sia la lingua edita, sia la lingua inedita, sia quella in vernacolo, è la benvenuta. Beh, devo dire che io come ho l'onore di essere l'ambasciatore di questo premio, titolo e carico di cui mi posso fregiare grazie al patron di questo premio che è Leonardo Gaglio, grande organizzatore e coinvolgitore di personalità di vario genere del mondo della letteratura, ma non solo, del mondo dello spettacolo, dell'arte, quindi lo ringrazio assolutamente. E ho partecipato sin dalla prima edizione a questo premio, prima come scrittore, come poeta, e adesso mi onoro di rappresentare questo premio anche come portatore di questa conoscenza sul territorio siciliano. Anche per il fatto, perché io partecipo sempre a vari premi in tutta la Sicilia e anche fuori, e ne parlo assolutamente bene, in modo convinto, perché devo dire ci sono dei premi che probabilmente andrebbero anche chiusi o quantomeno disertati. Invece qui l'organizzazione è ottima, è seria, è di alto livello sicuramente artistico e culturale. Quindi non posso che fare un in bocca al lupo anche per quest'anno a questo premio. Allora, io sono veramente onorata che Leonardo Gaglio, organizzatore di questo bellissimo premio, mi abbia scelta come giurata per quanto riguarda la poesia in vernacolo. E sono anche molto contenta del fatto che Leonardo abbia
finalmente inserito questa sezione nel suo concorso, che è una sezione molto importante. Noi ci pregiamo in tutta la Sicilia di avere moltissimi scrittori, poeti che scrivono proprio in vernacolo siciliano e che cercano di portare avanti la nostra lingua anche a livello nazionale. Ci sono diversi progetti in questo senso. E quindi diciamo era immancabile che ci fosse anche questa sezione, e quindi ringrazio Leonardo per questa scelta. Spero chiaramente di essere all'altezza di questa mia competenza, di questo mio affidamento, e cercherò appunto di coinvolgere numerosi poeti dialettali e soprattutto della provincia di Trapani, dove veramente ci sono dei poeti molto bravi. E mi auguro appunto che ci sia molta partecipazione e quindi anche questa sezione possa avere un ottimo sviluppo, come in tantissimi altri premi. E io anch'io faccio un premio di poesia a Terrasini, che va in contemporanea, si può dire, al Mons Aureus, anche il mio da 5 anni, Momenti del Cuore, quindi ci rivediamo poi lì insieme.